L'allenatore nerazzurro Roberto Mancini, per anni uomo simbolo della Lazio, Mancini che questa sera rimescola un po' le carte della sua Inter. Al centro della difesa rientra Mihajlovic, a centrocampo non c'è Stankovic, giocano Davids, Veron, Cambiasso ed Emre, in attacco vicino a Cruz gioca ancora e sempre Adriano. Lazio in formazione di emergenza, arbitra Trefoloni. Subito vivace l'Inter con l'incursione di Zemaria, para a terra Sereni. Arriviamo al nono, questa punizione con il tocco di Cordova, attentissimo comunque il portiere della Lazio. Rivediamo, il tocco forse è di Oddo in anticipo su Cordova. Si vede comunque della Lazio, buona l'intesa tra Pandev e Rocchi, Rocchi unica punta, qui libera Cordova al centro della difesa insieme a Mihajlovic. Al 24esimo esce Favalli ed entra Zanetti che si posizionerà sulla fascia sinistra, ma qui è bravo Fontana sulla punizione di Manfredini deviata da Emre, rivediamo, a mettere il pallone in calcio d'angolo. Eccolo qui Fontana, sempre attento anche stasera, e qui Mancini si arrabbia con Emre, gli dice stai su. E ha ragione, perché va sul contropiede la Lazio ancora con Pandev in fianco a lui, Mihajlovic per Filippini, però la mira di Filippini è sbagliata. Qui Cambiasso se la prende un po' con i compagni di squadra, dice e allora, e andiamo avanti perché siamo sull'ultima azione del primo tempo, il 43esimo, questo gran tiro di Adriano, pallone sul fondo, un Adriano stanco, tutti dicono verrà sostituito, attenzione, siamo al secondo tempo, dopo 20 secondi, eccolo qua, lancio lungo di Mihajlovic per Adriano, pallone sul sinistro, tiro sul primo palo e il gol dell'1-0, esulta Adriano che si porta a 7 gol. Per quanto riguarda la classifica cannonieri è momentaneamente capo cannoniere della Serie A il brasiliano. Rivediamo ancora la prodezza di Adriano che vedete calcia forte e prende anche il terreno, però nulla da fare per Sereni, è scatenato Adriano, qui c'è la punizione su di lui proprio di Manfredini e qui c'è la conclusione da parte di Veron con Sereni che è comunque attento, Sereni che giocherà per tutta la partita con un problema ad un ginocchio, e qui si vede anche la Lazio con Manfredini, para Fontana. La girandola delle sostituzioni, entra Seric al posto di Filippini, poi più avanti vedremo le altre sostituzioni perché Adriano agisce praticamente da ala e qui cerca di servire Cruz in anticipo, comunque Sereni. Le sostituzioni, dicevamo, Sosa per Pandev nella Lazio, poi Recoba per Cruz, Stankovic per Emre e Delgado per Lopez. Eccolo qui, Cruz che non gradisce tanto la sostituzione, andrà direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Attenzione ora al calcio d'angolo di Mihajlovic, il colpo di testa praticamente da fermo, sale in area Adriano e mette fuori. Emre, apertura su Adriano che è ora sulla fascia destra. La sua velocità è qui ancora bravo Sereni ad anticipare il brasiliano. Tante le occasioni per l'Inter per raddoppiare, vediamo questo calcio d'angolo con Sereni che è bravo ad anticipare Cambiasso. Ma attenzione, siamo ora al 38esimo, punizione dalla tre quarti di Oddo, pallone che spiove in area, l'anticipo di Talamonti su Mihajlovic ed è il gol del pareggio, gol dell'1-1, una punizione molto contestata questa dai nerazzurri, ma rivediamo una punizione dalla tre quarti, guardate il Zanetti che si mette le mani nei capelli e così reagisce Fontana. È un finale davvero convulso, attenzione alla gran punizione di Recoba con il pallone che va ad incocciare la traversa, poi si accende ancora questa mischia, pallone fuori, ancora in mezzo e ancora Sereni, attento, mette il pallone in calcio d'angolo. Siamo come detto al 40esimo, Inter che cerca e alla disperata ricerca del vantaggio, pallone in area con Adriano, una mischia furibonda, poi salva Couto, il tiro di Stankovic respinto ancora da Talamonti. E arriviamo al 48esimo, il colpo di testa di Adriano in mezzo per Recoba, il tiro forse deviato da Talamonti, si accende ora una polemica con Trefoloni che non dà il calcio d'angolo, anzi ammonisce Recoba, e poi Mancini a fine gara con le proteste da parte dei giocatori e di tutto il pubblico di fede interista va in, si porta verso Trefoloni, discute animatamente, eccolo qui, rivediamo, e poi via negli spogliatoi, secondo, settimo pareggio dell'Inter in questo campionato.